da un'idea di Francesca Bonfanti. Calcio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi dell'equipaggio di State Bene Così. La sua missione è quella di esplorare nuovi mondi alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, per arrivare là dove nessuno è giunto prima. Bella cipollona mia. Ce la faccio. Come in Italia mi sia. Le flauto quello. Evviva la libertà. Ce la faccio. Segnali di emergenza, queste cernominosi. Vescovio invece è l'acqua volante. Questo è il dosso, siamo abituati, è accaduto anche di peggio. Ma uno può venire da me e dirmi, dimmi il mio passato. È facile dire cosa mi succede domani, dimmi il mio passato. No, adesso non ridere perché ti sto offendendo. Io ti sto offendendo. Non te fa coglionà, ti ha fatto il complimento su Francesco. Scusate. Per dire che tu eri uno stronzo. Certo. Tu sarai sempre la piccola che quando va a cercare di pestare i piedi gli si fa una scureggia in faccia e si rimanda indietro. Sta una casa come pezzo al culo. Sì. Il sesso, ecco, se n'è sceso. Sì. È diventato come un pesce morto. Bravo, ecco, sì. Ma io dico una cosa, no? Ma a lui. Qualcuno ha. Tutto questo che sentite il basso, che sleppa qui, senti. La checca finale di questa mattinata. Il mondo sterzato di vacca. Regia, per cortesia, regia, non mi fate ingazzare, vi faccio una fattura mortale. Che facciamo? Salutiamo il grande Marione qua. Ciao Mario. Però come dicono quelli bravi, lo spettacolo va avanti. The show goes now. Siamo ciò. A Beverly Hills è 20 dicembre, ragazzi. Sembra di stare a Beverly Hills. Fra una faiva ci siamo, eh? No? Beh, sì, anche 4. Sì. Ormai il 20 è già bello che è andato. Abbiamo passato anche mezzo di. Vogliamo cominciare? Vogliamo cominciare. Attenzione, però, adesso abbassa un po' la musica. Se, scusa, ma per me dietro, perché in questo momento c'è chi ci spiega proprio il calcio, questa materia comunque così, così complessa. È sempre piacere. È però così complessa, vai. Il calcio, le partite si possono vincere, pareggiare o perdere, ok? Quando vinci, in realtà dovrebbe andare tutto bene, ma a Roma non va bene manco quando vinci, perché tanto hai vinto il derby, hai vinto Cormina, sì, però so che secondo me no. Pareggi una partita già a mezzo dramma, non è che è possibile che a Roma ogni volta che perde una partita è un dramma, c'è un dramma. La squadra è merda, perché famo schifo qua, perché anche quest'anno non vince manco. Perché tutte le volte che Roma perde una partita, cioè, è come quando eravamo ragazzini elementari che se mettiamo con la fidanzatina, quella con le treccine, e ogni volta che litigiamo se lasciamo. Che con vostra moglie tutte le volte che ci litigate per qualche cosa vi lasciate? Lo sai che sono rimasto anche un po' colpito però da sta cosa. Al di là del fatto che si può pareggiare, perdere e vincere. Io ci farei un'idea, potremmo fare una cosa che potremmo chiamarla, guarda, Toto Calcio. Sì, vogliamo fare 1x2. Vogliamo fare delle caselle con le partite e dire alla gente: guardate, voi potete mettere 3 risultati, un pareggio, una vittoria e una sconfitta. E se ne indovinate 13, vincerete anche la Sisal. Te la ricordi la Sisal? Quanto Sisal. Si faceva la Sisal? Senti, a parte scherzi, sai che però, ma un attimo, abbassa perché sto. No, invece stavolta. Perché sto fatto che se uno litiga con la moglie, ogni volta che si litiga, non si lascia, ha detto, com'è? No, che fai? Ogni volta che litighi con la moglie ti lasci con la moglie, no? No, ma infatti perché? Chi è che quando critica la Roma lascia la Roma? Nessuno. Beh, io credo che al di là dello stadio, che comunque è complicato andarci, tutti continuino a essere tifosi della Roma. Ma poi perché dover sottolineare il fatto che anche quest'anno c'è il forte rischio che non si vinca nulla? Beh, no, questo ancora no, è presto. Secondo me qua forse c'è ragione, nel senso che dai, su. Ma a me mi piace che lo speaker ufficiale. Bata la nemisia. Ufficiale che parla da Trigoria dell'AS Roma, perciò una società che vuole ed è
importante in tutto il mondo, cioè sia sto coatto, che è bellissima sta cosa, la cosa che mi entusiasma. Allora al posto dei tempestelli ai sorteggi UEFA, pensa. Mamma mia, beh, pensa che bello, accanto a Butragueño. Ci vorrà un portaforfora. Beh, Butragueño bisogna andare pure per un Champions. Andiamo. Apro una parentesi. Ci sta un sallucchione della Juve, io lo so che ci sta a sentire, perché è una spia, è uno che è abituato a fare la spia, e che è quello che chiamò Albanese il capo ufficio stampa della Juventus quando stava a Teleradio Stereo, che diciamo non ebbi dei toni proprio amichevoli nei confronti di Antonio Conte, che rideva della Roma in diretta con l'Adamico che si era messa da poco con Buffon, e diciamo che io da lì dissi un paio di frasi poco educate effettivamente, ecco. E questo Sellerone uno sfigato, io, guarda, lo vedete proprio un Filibertone, uno sfigato, sapete, uno di quelli che diciamo ha proprio passato la vita con le rivistine porno, perché un poverino non ha potuto accedere a nient'altro che a questo, ecco, quello sfigato nella, mentre uscivamo noi abbiamo dato confidenza a nessuno, proprio perché no, ovviamente noi sai, no, non è prima il polaccio, sto sfigato da Juve, ma tu lo ebbi? Lo ebbesti? No, io lo sì, sicuramente lo avrebbe fatto quel giorno, però insomma, ecco, sta storia qua è del sallucchione, del sallucchione delle riviste porno, io lo ebbi fatto, però devo dire una grande comunicazione, però adesso lasciami dire che ma questo ragazzo, che poi tra l'altro è sempre stato anche del PD, lui, tu sai che lui viene da un'estrazione PD, secondo me potrebbe anche fare la detto stampa al Partito Democratico, perché, me ne voglia Giachetti, so, dopo quello che ha detto anche però anche Giachetti è vero, quello ce la faccia come il culo, ha detto di speranza. Può essere pure che sì, a sto punto è proprio il livello che è questo, diciamo, può essere. Che ti devo dire, bene, no, ancora il sallucchione impera, sallucchione 2 la vendetta, c'è, cioè, che sarà anche una seconda parte, sentiamo un po'. Cioè, io prima volevo pure permettere di fare delle cose, adesso chi ci sta guardando è questo, ecco, atto, i tatuaggi eccetera, no, adesso con la Roma noi ci abbiamo, al di là di quello che vogliamo dire, che vorremmo dire, che potremmo dire, perché ci abbiamo, diciamo, ancora una articolarità linguistica sufficiente, c'è un ruolo istituzionale che dobbiamo ricoprire, quindi non ci possiamo permettere di dire certe cose con certi toni, in certe modalità, non è viaccheria, è proprio rispetto anche per la Roma, per chi sta qua e per chi ci dà la possibilità di fare questo lavoro bellissimo. Poi gli dico a quel Sellerone che tanto prima o poi, dopo, io non è che questo lavoro lo farò per tutta la vita. Mario, no, c'aveva due parole da dire. No, prego, Mario, ne hai agio. Non le dico perché voglio stare zitto in meglio, dai, che poi ma perché se no sta rubrica, se non c'è questo intermezzo. Ho capito, però dai, uno che dice che vuole bene a Roma, mi ricordo io quando stava per vincere lo scudetto a un punto dall'Inter, diceva non andate allo stadio, non fate tessere, è meglio che la Roma va in Serie C, così fallisce, dai, su, va bene a Roma. Io bisognerebbe la violenza, no, perché abbiamo sempre detto che la violenza è la cosa che quando un uomo alza le mani significa che ha finito gli argomenti, no, questo è un po' però uno sputometro, non so, un qualcosa che dove si possa far capire quanto mi fai schifo, come si può, ecco, come si può l'indignometro. Io bello spudometro perché vengo da Ponte Milvio, che è un quartiere popolare. Ah, poi guarda, la popolarità di Ponte Milvio è riconosciuta un po' in tutta Roma. Invece è chiaramente noi di Ponte Milvio facciamo gli autisti a quelli di Ponte Milvio, per arrotondare. Tiri fuori un neologismo che però è sicuramente più è tanto un neologismo quanto il tuo. Sì, però è più di classe, questo bisogna dirlo. Ma solo perché Monteverde, docet, non ducet, docet. Bene. No, ancora no. E poi un giorno, cara spia, ci metteremo lì e faremo un bel ragionamento anche sul significato del tuo essere tifoso in questo modo, in questa città che ti ospita, perché tu sei un ospite. Con qua faccia soprattutto sei un ospite, perché te dentro una città come Roma, se tu avessi il coraggio di mostrarti sempre per quello che sei veramente, per come parli, per radio, scrivi eccetera eccetera, a Roma sopravviveresti 5 minuti, perché te fanno una brutta fine. Quindi un giorno prima o poi, chi lo so che ci stai ascoltando e tu lo sai che sto parlando di te, un giorno poi ci incontreremo e ci prenderemo un caffè insieme, poi vediamo se lo beviamo o no. Ma ragazzi, ma la comunicazione della Roma può dire alla gente che minaccia, a parte questo è uno juventino e vabbè, però noi dei juventini non ho mai detto, infatti anche i juventini non ho mai detto vediamoci quella. La cosa io mi viene da ridere, perché io una volta mi sono incontrato per un caffè e non l'abbiamo preso. Questa è l'unica cosa che vi posso. E tu non bevi caffè?
Grazie che mi fate uscire da questa domenica. Guarda, io sto qua a posto. Via il caffè non l'avevo preso. Vabbè, senti, no, a parte gli scherzi adesso. Ma chi sarà questo sallucchione misterioso? No, dovrebbe, io allora, indovina chi? Tu, conta, hai i baffi? Conta, questa uomo, è una, sono guerre tra radio che non hanno nessun tipo di, come si dice, di share. Perciò lui probabilmente sta parlando di uno che noi non conosciamo assolutamente. Cioè, sai, queste piccole radio, ce cioè, sarà uno che fa radio da Juve, che ne so io. Radio della Juve, sai, radio della Juve. Non può essere un sallucchione. Ha detto lui. Chiama un sallucchione. Beh, ha parlato un gangster invece, Davide Rossi è uno dei più grossi. Annaggia, che risate. Lo dico sinceramente. Ma figurati, ma nessuno può prenderla. Ancora lui, a me mi sono rotti coglioni, scusate. Vabbè, un po' di tempo non lo sentivamo. Vabbè, dai. Fa venire qualche. Qualche problema? Ti può generare qualche problema? That's why the lady. Era la fine della, diciamo, della parte precedente, diciamo del caffè precedente. Ah, va bene, allora facciamo la fine proprio la fine, dai. Allora, io vorrei capire una cosa. Tu parti dicendo, tu X parti dicendo, loro sono più forti, noi ci manca qualcosa, noi ci manca cattiveria, abbiamo i giocatori adeguati, cioè, dovremmo fare qualche sforzo in più, eccetera eccetera, poi perdi 1-0 a Torino e dici, ecco, sapevo, vale, manca, e come no? Allora tu mi devi rompere le palle per una cosa, o mi rompi le palle perché dici che sono più forti e quindi se sono più forti e te battono è una cosa normale, oppure prima mi dici siamo più forti, sono convinto, eccetera eccetera, poi per una partita dici no, sono deluso perché pensavo di essere forte come loro. Non è che proprio di no, noi famo schifo, loro sono meglio, e poi quando vincono loro 1-0 a casa loro, ma pure stanno non vincevo un cazzo. No, c'è qualcosa che non va. Ricorda un Verdone, è neo. Credo che lui possa fare proprio un beh, ragionamento non fa una piega, come però, si dice, un manuale dei giovani ascoltatori. Fa una piega, però, se rimani sul ragionamento, insieme sì, a me, d'accordo. Dici, non puoi dire che la Juve è forte e tu non vinci mai allo Juventus Stadium e hai collezionato decine di punti negli ultimi anni di distacco dal primo posto. Perché doverlo fare? E poi dici, o mi dici che sei deluso o mi dici che la Roma non vale nulla. Cioè, ma io credo che neanche la Lazio abbia... la Lazio c'ha una radio? Sì. Ah, c'ha? Certo. Lazio Style... C'è un coatto così oppure non lo so, io non mi sento. No. C'è la del tuo amico Dado. Invece. No, Dado viene a vedere Roma con noi. Come fai? Ma sei matto. C'è la radio da Lazio, però scusa. Dado. Radio Olimpio. E c'è Scarcelli. Ah, ma cammina, Cartagirone. Io parlavo di Dado il comico. No. Dado è da Roma Pragio, questo è fatto più accurato. Anche quell'altro è della Roma. Sì, vabbè, certo, però quello è bello. Però non viene con te a vedere la partita. Dimmi un po', spiegami un po' come sta storia. Ci stanno delle diverse radio. Allora, c'è Radio 6 dove c'è il nostro amico Guido. Poi c'è la radio ufficiale. Assomiglia un po' a Guido pure, Davide. Sì. Come parla? Perdone, Guido a livello radiofonico, ha avuto. Vabbè, lascio style, ci sei Bori o no? C'è Scarcelli, che noi abbiamo sentito, se lo vuoi. Non so, vedi tu, no, nel tuo lato personale tabellino, no, come diceva Rino Tommasi. A Radio Olimpia. Che non io parlo ufficiale. Della radio ufficiale della Lazio. Ci sono dei guai. C'era Galasso una volta, radio ufficiale. Non ma credo. Galasso. C'è stato Galasso radio ufficiale, come no? Non credo. Vabbè, adesso non è che vabbè, non è che possiamo stare lì a no, per capire che manco loro lo fanno. Comunque andiamo da tutta un'altra parte. Ilario Fast e Furio, perciò un insomma, grande ritorno. Tanta roba, vai. Prendete un appuntamento, fatevelo questo regalo per Natale, datemi retta, io vi romperò le palle fino a quando non saranno arrivate almeno 1 milione di chiamate al nostro contact center. Pignogno. That's why the lady is a tramp. Senti, io non ho capito niente, che è successo? No, non me la rimette, ti prego, no, non facciamo questo. Allora, sbaglio. 1 milione telefonate al contact center. Per una volta erano i call center. Ma il contact center. Ma per che cosa? Ma lo sai quando parla lui di sponsor? No, fermiamo, leviamo, fa un passo indietro. Un passo indietro. Lui
L'ultima volta che ha mandato quel carico di ghiaccio in Alaska, beh, e gli hanno, e lo hanno perché anche volete ringraziato. Mettere il nostro ghiaccio, il ghiaccio di Radio Radio. Andiamo. Senti, allora intanto qua Ilario che si è dimenticato che Marino non c'è più perché dice una cosa che boh, vai. Quando arriva una persona da fuori e arriva a Roma, ma veramente è inquietante, perché Roma è sporca, perché Roma è piena di buche, perché non funzionano i servizi, perché i servizi pubblici di trasporto fanno schifo. Quindi non è possibile. Quindi, caro sindaco, fuori le palle e via, e basta, perché sono 6-7 mesi, qua bisogna tirar fuori le palle e prendere anche decisioni, sì, lì che mi farei arrivare gli avvisi di garanzia, decisioni toste, forti, importanti, rivoluzionarie, per il bene della città. E quando un sindaco fa il bene dei suoi cittadini, te possono arrivare anche 100.000 avvisi di garanzia, non te ne può fregare di meno, perché l'avviso di garanzia non è niente. Oh, vai Mario, prendi qualche avviso di garanzia anche per tutti quanti prego, noi. Io farei il presidente della Repubblica che ha avviso di garanzia e altro, perciò lascia stare. Senti, no, volevo dire, il sindaco fuori le palle a Virginia, ecco questo. Vabbè, il grande richiamo alla responsabilità fatto da Ilario, credo che essendo la terza carica istituzionale della città. Ah certo, allora Ilario dice alla sindaco Virginia Raggi fuori le palle, ma lo dice anche qua in questo caso, lo dice anche a questo personaggio fuori, perché finché lo dice al sindaco bene, ma quando lo dice a Tomba fuori le palle, cioè, Tomba ci mette un attimo, non lo so come va a finire. Ragazzi, io una volta rimasi sconvolto da Tomba perché l'ho incontrato in Sardegna e per la prima volta sono rimasto, beh, perché ognuno di noi ha una sua parte femminile, no? Lo sapete. Per la prima volta nella mia vita io sono rimasto attratto dal fisico di un uomo. Oh, a me gli uomini mi fanno anche un po' senso e un po' ribrezzo. Ma quel fisico lì, sulla spiaggia di Boltuguadu, io vi giuro, era una montagna, una cosa pazzesca. Dico, ma guarda questo, ma chi è questo? Chi è questo? Chi è questo? Se gira, chi era? Alberto Tomba, ma te rendi conto? Gelco, non ride te, eh? Ah, io te ti posso un dire. Paraculo. Ma che paura di far commentarmi, fatemi capire, io non ho capito cosa devo dover dire. Io pure una volta sono andato a Ostia e ho visto sono rimasto un po' così affascinato dal fisico di Caro Pena, però non so se è la stessa cosa, ecco, diciamo, no? Il tuo lato femminile? No, quello è il tuo probabilmente. No, io non vado ad Ostia. No, non lo so che dirti, dai. Beh, comunque adesso a parte scherzi. Ma certo. La, come si chiama quando uno fa l'auto? L'outing verso quella metà di omosessualità che lui ha dentro di sé, l'ha detto, punto. Lui l'ha fatto proprio capire che sarebbe andato a letto. Insomma, l'ha proprio detto. Non l'ha detto, ma l'ha fatto capire. Ma non ci trovo nulla di. Ci abbiamo pure una risposta di Tomba? Di particolare. Poi Ilario Furio voleva spiegare, voleva raccontarci di aver visto ancora di più del fisico di Tomba, l'avrà visto magari a San Candido o a Cortina mentre nelle sue settimane bianche che si trasformano in mesi bianchi, appunto. Lo sai anche tu. Avrei voluto sentire la risposta di Melli, sono sincero. Mi sa che c'era, perché sennò ne l'aveva data. Senti, comunque vabbè, Ilario omosessuale a metà, diciamo, perché poi insomma c'è una bellissima famiglia, eccetera. Però ragazzi, può dire, dai, ha scoperto il suo lato. Tu per esempio, un uomo di cui ti saresti innamorato, il fisico, cioè, guarda, a parte me. A parte te, Artur Carlo Proietti mischiato con Frank Zappa. A me invece è Furio Focolari, lo critico, però. C'è una certa attrazione. Sì. So che vi incontrate sempre, alto, con il carrello. Mi piace. La spesa. Io infatti lui sta sopra il carrello che lo spingono, lo sai, perché sono quando quello vedo. Dei bimbi, quello insomma, che quando vedo. Furio, ti vuoi, aspetta, preparate le foto, ti vuoi subito incavolare oppure no, perché ti stanno rinfacciando un giudizio che hai dato, perché parlavamo di Keita al Napoli. Sì, e lo tu confermo, hai detto che Keita è meglio di Mertens. Ma io quello che mi fa specie, no? Uno può anche. Ma adesso, siccome Mertens in due partite ha fatto 7 gol, ma tanti ne aveva fatti nei primi 3 anni del Napoli, adesso è diventato il miglior giocatore del campionato. Ragazzi, ma cerchiamo di stare equilibrati, mo ricominciamo con i messaggi, hai detto questo, hai detto. Lo confermo. A fresh wind and a face, diamonds and lace. No gut, so what? For Rod Steiger, she whistles and stamps. Beh, tra l'altro c'è tutta una saga Keita Mertens, perché appunto
Secondo Focolari che dà è molto, molto più forte di Mertens, insomma questa è la cosa. Peccato che Mertens abbia già fatto 30 gol in Serie A, insomma 30-35 gol in Serie A. Quest'anno già ne ha fatti 10. Lo so, ma lui è proprio fissato, vai. Allora, siccome si era parlato di un Keita, diciamo al Napoli, eccetera, voi lo fareste uno scambio Keita Mertens? Keita Gabbiadini, sì. Sì, sì, però dico, cioè, chi vabbè, ci guadagnerebbe? Ragazzi, veramente io guardo. Andiamo alle foto, dai. In quel sito, Furio, in quel sito siamo tipo di essere. Io ho detto, il Napoli, certo che lo deve prendere Keita, lo facevo un discorso pro Napoli. E allora mi dico, ma sì, dove gioca? Lì c'è Mertens. Se per me Keita è più forte di Mertens. Ma uno lo può dire. Gol, ma non è che ha fatto sempre tutti questi gol. Invece che Keita segna a raffica, proprio ce ne avrà fatti almeno. Poi gli assist. Ne avrà fatti almeno tre. In quattro anni, in tre anni di Lazio. Almeno tre l'ha fatti. I grandi assist di Keita. Andiamo avanti. Vabbè, no, se te lo rifaccio, su sta cosa, quattro. No, ancora su sta cosa. Sembra abbastanza sulle. Ma hai visto però Renga sempre con il coltello nella Renga mia. Cerca sempre di accendere il cerone. No, il tanto sei cattivo. Poi lui è da Lazio. Però non c'è la differenza tra Mertens e Keita. Beh, insomma. Allora, no, ma io intanto volevo capire da voi se Keita, come dice Furio, cioè chi lo considera in questo, cioè chi lo considera più forte di Mertens, che è l'uomo copertina di oggi, Keita. Bomber, tu che dici? Sfidate popolari. Bomber. No, ma qual è la domanda? Sì, ma io ho detto, la domanda è di Keita o Mertens? È un 95. Sì. E ti sfido a riprendere la registrazione, perché sennò qui cambiamo il mondo. Sì, perché Mertens Keita ha 8 anni in più rispetto a Mertens, è un 95 e lo confermo. E lo confermo, infatti. E vi ricordo anche che Mertens fino a 2 mesi fa era riserva nel Napoli ed è riserva fissa nella nazionale belga, poi è diventato il giocatore più forte d'Italia. Invece Keita stava in panchina Cala, cioè è fenomeno. Ma dai, per favore. Almeno Mertens fa la panchina tipo ad Hazard, che ne so. Sì, ecco, insomma, veramente incredibile. A De Bruyne, guarda. Tiè, senti che te guarda dico. Che ti arrivo a dire. Sentite amici, cioè, io non ho capito perché uno dà la parola a Pruzzo e poi parla a Focolari. Mica ho capito questa cosa. Il Bob dice che Pruzzo sta parlando. Andava troppo, però. No, ma lui Pruzzo era completamente non riesco proprio lui tante volte dice "Ma sì, io non ve capisco" e poi non parla più.